Allora, Andrea, com'è nata questa idea del cimitero per cani? Che poi è una cosa simpatica, una cosa... Guarda, noi abbiamo avuto questa idea alla fine che risultava un'esigenza, perché il nostro primo Alano Blu, quando è morto, abbiamo proprio avuto bisogno di metterlo da qualche parte. E a suo tempo, però parlo di 15 anni fa, non esisteva niente. Quindi a quel punto l'abbiamo sotterrato in una campagna. E da lì, piano piano, è nata l'idea di offrire quel tipo di servizio un po' a tutti. In effetti è molto bello lo spazio, non dà per niente l'idea di un cimitero. È un posto carino in cui finalmente si possono ospitare i nostri amici animali che devono avere degna sepoltura. Rimarranno con noi negli anni e non sparsi per un bosco abusivo e chissà in quali situazioni. Questo è proprio questo l'intento che noi abbiamo voluto creare. Il panorama ci aiuta perché comunque il posto è abbastanza piacevole. Poi anche le decorazioni, stare qua sotto gli alberi, insomma è una cosa anche abbastanza simpatica. E tu ti occupi in prima persona anche delle decorazioni delle tombe, come le chiamiamo? Assolutamente, di questo si occupa tutto quanto mia moglie. È lei che ha la vena artistica e riesce poi a creare ad ognuno uno spazio un po' particolare, ovviamente sempre in base alle esigenze del proprietario, dell'animale o del cane o del gatto. Te la posso dire una cosa, si vedeva che c'era la mano di una donna. E allora andiamo a conoscere, come si chiama? Manuela. Manuela. Manuela, lo dicevo prima a tuo marito, si vede proprio che c'è la mano di una donna. Sì, la mano di una donna, nel senso che ho voluto rendere il più sereno possibile questo posto, cioè renderlo proprio un giardino, non un posto, diciamo, triste. Io ho immaginato il nostro cimitero come un giardino colorato e ricco di fiori, così ho provato a decorare le tombe con tanti colori e con dei fiori che potessero ricordare in allegria i nostri amici animali che comunque da vivi ci hanno portato allegria. Ah, ma perché ognuno, come nei cimiteri normali, non si cura la propria tomba, lo fai tu per tutte? Lo faccio io, diciamo che i proprietari degli animali mi dicono più o meno come decorare la tomba, però il tocco è mio. Quindi dai, a parte gli scherzi, voi offrite proprio un servizio ai vostri clienti, non solo per la sepoltura, ma poi anche per il perdurare negli anni della manutenzione. Esatto, il nostro servizio dura per minimo 5 anni e in questo periodo chiaramente ci prendiamo cura noi sia del giardino ma delle tombe per tenerle sempre così come le vedete voi, perché a me, io personalmente ho animali sepolti qua nel nostro cimitero e ci tengo che insomma siano ricordati ordinatamente, ecco, non tutti tra l'altro ordinatamente, perché io mi prendo cura di tutte le tombe, anche di quelle non decorate. Mi porti un attimo a conoscere gli ospiti di questa... Volentieri. Di questa cuccia, chiamiamola cuccia. Cuccia. Oh Manuela, qui mi dicevi che c'è proprio il tuo gatto che riposa. Sì, sì, qua c'è la mia gattina, Pintuletta. Pintuletta? Pintuletta, sì, era una curiosona. E praticamente qua ho voluto renderla il più colorata possibile come era lì, però tutti si soffermano nel vedere che è una bella tomba, non nel vedere chi c'era e chi non c'era, no? È vero. Ed è così che voglio che venga ricordata, cioè bella, una cosa bella. Per me lei è stata molto bella e voglio che venga ricordata così. Ascolta, invece chi è il primo ospite della cuccia? Andiamo, cioè, è qui intorno? Sì, il primo è Conny, dove eravamo prima noi. Ah, è proprio lui Conny, è proprio lui il primo ospite, che è un coniglietto. Un coniglietto bianco, sì sì. Ah, perché ricordiamolo, qui non si seppelliscono soltanto i cani, questo è un cimitero per animali, tutti gli animali. Sì, per animali d'affezione, tutti gli animali, perciò cani, gatti, conigli, cricetti, anche le cavie, insomma tutti. Cosa sono le cavie? Le cavie sono i porcellini d'India. Ah, i porcellini d'India? Sì, sì. E seppelliscono anche i porcellini d'India? Sì, volendo possono, certo, anche le tartarughe. Ma lo fanno, sì? Per adesso non ne abbiamo, però abbiamo prenotazioni. Che strano mondo che sto vivendo oggi. Volevo farvi vedere una tomba molto carina, seguitemi. We'll
Questa è la tomba di Lilli, ma guardate com'è personalizzata. Ma questo della girandola l'ha scelto la padrona o l'ha scelto tu? No, l'ha scelto la padrona. Sì, praticamente loro possono mettere quello che vogliono sopra la loro tomba. E poi portano la foto anche. Poi se vogliono, la foto la mettiamo noi. E un'altra la mettiamo nel cimitero virtuale. Cimitero virtuale? Aspetta, mi appropinco a Manuela, perché il cimitero virtuale è un'altra cosa che non avevo mai sentito. O cioè? Sì, il cimitero virtuale. Noi abbiamo un sito internet, all'interno del sito internet c'è un cimitero virtuale e allora mi inviano la foto e io provvedo a inserirlo nel cimitero virtuale, gratuitamente. Ad esempio, una signora anziana, e ce ne sono tante, che probabilmente uno dei loro pochi amici rimasti, come dici tu, una parte della famiglia è proprio il loro cane, il loro gatto, il loro animale. Come si comportavano prima che esistesse la cuccia? Allora, c'è un servizio di incenerimento, nel senso che esiste tuttora. C'è una persona che si occupa del trasporto dell'animale all'inceneritore. Però in Sardegna purtroppo non esiste un inceneritore che restituisce le ceneri. Quindi l'alternativa all'inceneritore adesso siamo noi, perché sai, molte persone, soprattutto le persone grandi di età, hanno difficoltà a pensare il proprio animale morto incenerito. E quindi sapere che in un posto tranquillo, curato comunque, gli dà una garanzia di continuità di rapporto con l'animale, anche se è morto, perché vengono qua e chiacchierano con loro comunque. Ma veramente ci sono i padroni che chiacchierano ancora con loro? Sì, anche io. Cioè non è che io ci chiacchiero, io comunque gli do il buongiorno e il buonasera. Perché devi pensare che sono degli animali che hanno vissuto all'interno della famiglia per tanti anni, perciò erano membri della famiglia. Ritengo che sui sentimenti delle persone non si possa sindacare, perché molto spesso non vengono capiti, oppure o vengono ignorati o sminuiti, oppure addirittura derisi. Ecco, io una cosa del genere non la tollero. Ritengo che il dolore, per qualsiasi esso sia, per qualsiasi motivo, debba essere rispettato. Nel nostro caso specifico, essendoci passata prima io, perché io e i miei animali che sono morti me li sono pianti, è chiaro che ho una sensibilità in più nei loro confronti, mi metto nei loro panni, li capisco e quindi altrettanto loro si sentono liberi di manifestare i loro sentimenti. Allora, Andrea, Emanuele, io sono veramente contento di aver descritto questo posto, non solo perché probabilmente qualcuno a casa ha conosciuto una realtà diversa, che in effetti anch'io non conoscevo, ma perché ho scoperto la passione che vi spinge a fare tutto questo. E mi fa veramente piacere che ancora ci siano delle persone così affezionate, così rispettose degli animali da creare un cimitero per loro. Cioè, perché solo gli umani devono avere degna sepoltura? Ah, a proposito, ma possono venire a far visita i parenti, sì? Sì, ci sono gli orari di visita che vi dirò. Ecco, vedi, le donne sanno tutto, sanno. Sì, gli orari di visita sono tutte le mattine dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo. Vi dico gli orari che ci sono adesso perché poi con l'estate cambieranno. Il lunedì, il martedì, il giovedì e il sabato di pomeriggio dalle 16 alle 17:30 e la domenica siamo chiusi. Questo che sembrava adesso in questo momento uno spot pubblicitario, vi assicuro, non lo è. A me faceva proprio piacere descrivere questa unicità e mi faceva piacere descriverlo anche perché immagino, magari non è il mio caso, ma immagino che tante persone siano così legate agli animali che veramente un posto del genere mancava proprio.
Sì, era un'esigenza che sentivamo in tanti, mi ci metto in mezzo perché io qua, come vi ho detto prima, ho seppellito i miei cani e i miei gatti. E finalmente c'è, e diciamo che stiamo avendo anche un riscontro positivo, perché comunque chi viene qua è contento di sapere che il cane è qua, in un posto tranquillo, sereno, colorato, insieme al cane. Ever since the world